Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Wes, come al solito, e bentornati qui, anzi benvenuti qui sul primo episodio di questa nuovissima serie, la serie review dei player. Quindi ragazzoli, si chiamerà ovviamente review di, in questo caso sarà di Mbappé. Domani, dopodomani c'è la review di Cristiano Ronaldo tutti. Dopodomani ancora review di Ace Mind Best Player in a World. Ma so dettagli ragazzi. E quindi spero che vi piaccia questa nuova tipologia di serie. Ragazzi, mi sono rotto un po' le palle di fare sempre le stesse cose su FIFA, devo essere sincero. La serie principale non mancherà, anche se alla fine sarà una sottospecie di serie principale, solo che la sto modificando modo mio. Sapete che io sono tutto così, voglio cambiare ogni tanto. Dato che ho capito che non volete altri giochi su questo canale se non di calcio, va bene, vi porterò tutti i giochi di calcio su questo canale che ci sono nel mondo. Però mi raccomando, dovete supportarmi ragazzi. Per quanto riguarda gli altri giochi, c'è l'altro canale da 47.000 iscritti, trovate il link in descrizione. Non farò solamente giochi, ma farò soprattutto vlog, curiosità, intrattenimento allo stato puro e tutto quanto. Quindi mi raccomando, trovate il link in descrizione. E vorrei ricordarvi di, andare in descrizione. Il primo link che trovate è il canale di un mio amico che fa stream su Twitch, su tornei come FIFA 20 Mobile, con i premi, COD Mobile, ma tantissimi altri giochi. Quindi andate adesso a lasciargli il segui. E dopo che l'avete fatto, fate lo screen, inviatelo su Instagram, che trovate sempre il link in description. E con lo screen che voi l'avete lasciato il segui, quindi seguite solamente. Grazie mille che lo farò e lo ringrazierò ovviamente su Instagram. Bella e buona visione. Dei che devo ringraziare gli abbonati. Ovviamente ragazzi, vi ricordo sempre che vi potete abbonare, lo potete benissimo vedere da qui a destra ragazzuoli, e facendo potete essere salutati nei miei video, ma ci sono tantissimi vantaggi. Quindi ringrazio Simone Vittor, Agostino, Leonardo Volpato, Rahim Abdul, Stirrix Crew, Giovanni Ranieri, Jacopo Toys, Matteo 42, Lorenzo Orizio, Luca, a Salvatori da Sabbia, Malia B, Pacchi Marino 89, Zeta Sherry, Marco Genova, Samuele Martino, Francesco Genovese, Wilson Xeca, Roby Rod 5, Gibom il Magnifico, Chilovenia, Vittorio delle Grazie, Laudi, Fiorezzarico, Gol Nico, Cesare 117, Grimaldi Angelo, Dr. Gamer, Fanatic Derby, Anushka Casadei, Leo GX, Michele Lain, Daniel Meli, Youssef Junior e Vlad Luca. Grazie mille ragazzi per tutto il supporto. Buona visione! Ok ragazzuoli, eccoci qui, bentornati sulla schermata del mio computer. Questo è un video che ho registrato da ieri. Perché? Perché ieri l'ho sbloccato Mbappé. Come ho fatto a sbloccarlo prima di tutti? Con le gemme. Ho speso 15.000 gemme che mi sono tenuto da parte, che le ho prese con l'offerta VIP, dove mettendomi da parte FIFA Points ho speso 2.500 FIFA Points per 10.000 gemme. Avevo già 4.000 gemme da parte e quindi ho fatto il tutto. Ma se mi seguite dovreste già saperlo. Come potete benissimo vedere, ho ritirato gli ultimi punti con ben gli ultimi 30 punti che ho fatto grazie all'offerta da 100k. Ed eccolo qua ragazzi, Kylian Mbappé, una belva per quanto riguarda la card, perché per l'appunto dobbiamo ancora andare a scoprire se è forte oppure no. Come potete benissimo vedere, sto per andare ad inserirlo in squadra, ma vi faccio vedere un bel confronto tra lui e Werner, che a quanto pare è decisamente ottimo, però bisogna vederlo al 95 Werner, mentre qui il confronto è con Rashford, che portandolo sicuramente a 96 Mbappé diventa giusto un pelo più forte di Rashford. Però è da vedere. Inseriamolo giustamente in squadra ragazzuoli, e direi che è arrivata l'ora di andarlo a provare, no? Quindi dai Ok ragazzi, premetto che giustamente queste partite non sono fatte per vincere, quindi andrò a giocare tecnicamente di merda. Andrò a sfidare anche l'altro mio account, che è quello insieme a Fiorenzo ragazzi, quello che si chiama Fabio, e giocherò davvero di merda. Ma non è quello il punto, io voglio farvi vedere come gioca Mbappé, quindi cercherò di passarla sempre a Mbappé e utilizzarlo il più possibile. Tipo qua era impossibile, però ho comunque segnato con Zidane, quindi mi raccomando. Ovviamente qui abbiamo azioni con altri giocatori che non saranno niente, ma da qui dovrebbe partire subito quella con Mbappé, se non erro. Infatti qui la passiamo subito a lui, è primo tiro, primo gol ragazzi. Quindi finalizzazione già sembra essere abbastanza normale come giocatore. Ma non traiamo subito le conclusioni. Qui come potete benissimo vedere ho fatto una bella Veronica che è andata a buon fine, una bella bicicletta è andata a buon fine, un bel tiro che è andata a buon fine. Qui come potete subito vedere abbiamo trovato il primo problema, cioè troppa velocità e quindi abbastanza difficile, attenzione, da controllare. Ma bel tiro a giro ragazzi, tiro a giro ci siamo, cioè finalizzazione no problem. Qui sicuramente provo la bicicletta e non va a buon fine, infatti ho notato una bruttissima cosa ragazzi, non è ottimale con la bicicletta, a differenza di un Zidane, a differenza di un Rashford.
Non lo so se è il Gen, non lo so cosa sia, ma non mi sembra davvero ottimale con la bicicletta. Come potete benissimo vedere, per quanto riguarda la finalizzazione, al bacio ragazzi. Qui ci provo con la Veronica e infatti volevo dirvi una cosa. Ho notato che per quanto riguarda la bicicletta è da vedere e sicuramente da abituarsi, ma per quanto riguarda invece la diciamo Veronica è ottima, c'è davvero davvero tanta roba alla sua bicicletta ragazzi. Infatti ho notato che la sua Veronica, non la sua bicicletta, è davvero ottima la sua Veronica ragazzoli. Infatti vi consiglio di utilizzare lui con la Veronica, perché qui infatti vado di nuovo a riprovare con la bicicletta, ma non va a buon fine contro una che ragazzi, che si può superare tranquillamente con la bicicletta. Però a quanto pare non si riesce ragazzoli, a quanto pare non si riesce. È da testare meglio giustamente, perché io vi parlo di queste prime tre partite. Come potete benissimo vedere, tiro a giro, finalizzazione davvero ottimale. Quindi sotto questo punto di vista niente da dire. Tre biciclette su tre ragazzi, nemmeno una è andata a buon fine. Quindi giusto per farvi capire, no, però finalizzazione Veronica ci siamo, quindi si può utilizzare comunque benissimo, perché guardate non ne sbaglia uno ragazzi, non ne sbaglia uno manco se lo pagate. Giustamente bisogna vederlo contro Courtois, che è il miglior portiere in giro adesso, in azione adesso, quindi è da controllare con lui. Però ragazzuoli, che dire, guardate anche il tiro al volo decisamente ottimo, l'ho provato in queste tre partite, mi è sembrato ottimo, ma non il migliore ragazzi. Ottimo. Guardate, qui invece la stoppata, subito tiro di prima ed è andata benissimo sotto al set, ragazzi. Davvero eccezionale. Qui per l'appunto vi ho fatto vedere la Veronica che ha superato, non so che giocatore, che difensore, con una maniera davvero ottimale. Qui tira a giro ottimale. Raga, allora, se devo essere sincero, dopo aver provato queste tre partite, è da inserire in squadra. Se scende sui 10 milioni è assolutamente da prendere, se avete sbloccato altri giocatori toti. Se avete sbloccato lui, tenetelo in squadra. Se l'avete sbloccato ora, vendetelo per poi prenderlo in squadra. Ma se lo sbloccherete a fine evento, ovviamente vi consiglio di tenerlo in squadra. Qui vado per l'appunto, come vi ho detto prima, a sfidare Fabio, cioè l'altro account che ho io con Fiorenzo, che ha 113 di gen. Quindi non andiamo a giocare contro una persona così a caso. Giocherò di merda, già vi avviso, ma non perché io giochi così, ma perché mi sto concentrando su Mbappé. Infatti qui la potevo benissimo passare a come si chiama, a Zidane, ma non l'ho fatto. Qui Veronica eccezionale, tiro eccezionale, qui la vado ovviamente, non so perché non l'ho data, non l'ho data a Mbappé perché non c'era giustamente. Qui infatti nuovamente non c'è Mbappé, la tiro su Son, Robert Varia, sapete ormai come funziona. Non sto avendo nemmeno un'azione con Mbappé, sta cosa mi dispiace. Qui per l'appunto ho fatto un'ottima cosa, cioè provare a dare il passaggio filtrante, è andata a buon fine. Quindi sono davvero molto contento. Qua la devo dare a Mbappé, ma non capisco il motivo per il quale non l'abbia fatto, ma dettagli. Qui ovviamente vado a fare altre cosette, bla 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 bla. Eccolo qua, subito Mbappé, ci riprovo con la Veronica, con la bicicletta. L'ho utilizzata male, devo essere sincero, però niente raga, continua a non andare ragazzi, non lo so se sono io che devo ancora abituarmi a lui, se è lui che è così, è da vedere ragazzi. Qui giustamente non l'ho nemmeno utilizzato tante volte contro questo account, però qui per l'appunto tiro da troppo lontano, sappiamo benissimo che non entra niente da lontano contro Courtois, quindi non è nemmeno colpa sua, bisogna essere sinceri. Qui ci ho riprovato ragazzi e niente, forse l'ho indirizzata male la bicicletta, può essere, ma non va ragazzi. 5 biciclette su 5, niente, non è andata nemmeno una a buon fine ragazzi, e non ne capisco il motivo, devo essere sincero, non ne capisco il motivo. Qua ci provo una bella pazzia con Rashford, ma va sulla traversa, robette varie. Come potete benissimo notare, finalizzazione ottima, dribbling ottimo per quanto riguarda la Veronica. Bicicletta è unica pecca ragazzi, unica pecca la bicicletta. Però giustamente lo andremo a provare meglio. Guardate, di nuovo bicicletta non andata, non va con la bicicletta, non va. Quindi ragazzi, la partita è finita, è inutile che guardo gli ultimi così video perché non dovrebbe apparire nemmeno un'altra volta. Per esempio avete visto, Zidane ha superato tranquillamente Piqué e invece Mbappé invece non c'è riuscito. Ragazzi, ci troviamo qua, per l'appunto come potete benissimo vedere l'ho venduto di già e adesso non devo fare altro che andare a prendere i suoi creditucci. L'ho venduto, mi sono sbagliato, non l'ho venduto sui 16 milioni e 900, ma sui 15 milioni e 900.
Perché ho messo 15.900? Ah, perché sta sui 16 milioni e qualche cosa, ecco perché. Vabbè, so comunque crediti, ragazzi. A me sinceramente non fanno schifo. E ora come ora, perché l'ho venduto? Perché scenderà di crediti. A fine evento, a parer mio, starà sui 12, 11, forse 10 milioni di crediti. Così che poi lo vado a comprare. E nel frattempo mi sono tenuto da parte 16 milioni, 6 milioni di crediti o 5 milioni, dipende da quanto lo vado a comprare a fine evento. Quindi, ora come ora, questo qui è, diciamo, Mbappé, Kylian Mbappé sotto il punto di vista di 3 partite, quindi non l'ho utilizzato nelle migliori partite che si sono mai viste. Davvero, spero che vi sia piaciuto questo video. Domani o dopodomani porterò il secondo episodio con un altro giocatore vostra scelta, quindi lascerò ovviamente il sondaggio qui sopra, ragazzi, ma soprattutto vi invito a scrivere qui sotto nei commenti il Toti che volete vedere in azione, ragazzi. Può essere chiunque, 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 per quanto riguarda l'attacco. Quindi avete due scelte, ragazzi: o Mané oppure Messi, ragazzuoli. O Mané o Messi, ma anche i nominati, va bene, attaccanti, e quindi anche Ronaldo, anche Neymar, tutti i giocatori che volete, ragazzuoli. Quindi il commento che avrà più mi piace di tutti, ragazzi, con il giocatore suggerito, verrà inserito, e anche quello più gettonato qui sopra nel sondaggio. Quindi grazie mille, ragazzi, abbonatevi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, e ok ragazzi, io non posso fare altro che salutarvi. Ciao.